accettato perché non l'avevo mai fatto prima, cioè non avevo mai parlato dall'inizio alla fine di quello che avevo vissuto, di quello che avevo provato, e volevo vedere se effettivamente ne fossi in grado. Io penso bene. Compagna di Simone, sono la figlia di mio padre, di mia madre, sono sorella di mio fratello e sono una persona che sta tentando di trovare la strada per il suo futuro, non si stanca, ecco, per adesso diciamo che la promessa la sto mantenendo. Allora, dobbiamo mettere 2 litri di acqua, accendere il fornello e mettere il sale. Corro. Quando mi fermo mi sento che comunque non mi guardo indietro, perché lo so che c'ho dietro, non c'ho bisogno di doverlo riguardare. Dopo 6 anni mi sembra molto diversa, devo dire la verità. Mi sembra più verde, più grande. Io non ho mai avuto, diciamo, problemi di andare nei posti frequentati quel periodo, insomma, anche se non erano tantissimi alla fine. Però questo non so perché, ma ci sono proprio tanti più venuta. Pomodori. Da quanto tempo è che stai in questa casa? Un anno. Qualsiasi gesto che uno quotidianamente fa quando ero malata non aveva un senso più profondo che pesava nella mia testa. Nel senso, scendere una rampa di scale, adesso sono scendere di scale. Nella mia testa è sentirmi libera di fare quel piano di scale a scendere. Invece prima, in un gesto così semplice, così naturale, c'era tutto un pensiero dietro, meglio. Non prendo l'ascensore, scendo le scale, così brucio calorie, così perdo peso. Quel diario parla di sensazioni che avevo io rispetto alle persone che avevo intorno, che vedevo fuori, il mondo che vedevo fuori, le sensazioni di me, perché sono stata tanto a contatto con me stessa in quel periodo e mi rendevo conto di quanto la mia mente tornasse sempre sulle stesse cose ed era diventata quasi un'ossessione. Rileggendo quel diario dopo 6 anni, anche quella scrittura è molto ossessiva, quasi alla ricerca di qualcosa che alla fine non ho mai trovato, perché lì dentro cercavo risposte, cercavo il motivo per cui ero arrivata lì, cercavo il motivo per uscirne, per non vivere più, cioè era un'ossessiva ricerca di qualcosa, che questo qualcosa poi cambiava sempre, però cercavo. Quel diario è un po' questo, ecco, è la ricerca di qualcosa che poi però ho trovato fuori. Il passato per me è semplicemente un tempo che è avvenuto prima, però sono una persona diversa sicuramente dal prima, però la persona di adesso non è che ha completamente eliminato quella che era prima, l'ha semplicemente fatta uscire fuori. Io mi rendo conto che in quel periodo mi nascondevo perché mi volevo annullare. Quindi io in quel periodo effettivamente non so se probabilmente
fossi stata la stessa ragazza di adesso. Non lo so, so solo che in quel periodo io non ho vissuto, non ho scoperto me stessa, non sapevo chi fossi. Ecco perché dico che non c'è una me di prima e una me di adesso, è che la me di prima non esisteva proprio. Fine. Beh, per me la strada giusta è stata... sono state le persone. Sono state le persone che non mi conoscevano e che mi hanno conosciuta per quella che ero in quel momento e mi hanno amato per quello che ero e di conseguenza mi sono amata anche io. Thank you.